Intanto Moggi poi dopo la sentenza nel pomeriggio, e qui vado da Paolo Rossi a Torino, Moggi che dice: al posto mio oggi dovrebbe esserci Meani. Meani, ha detto agli arbitri del Milan, aveva tanti arbitri, leggo il virgolettato, le dichiarazioni di Moggi, e illimitati guardaline a disposizione. All'assistente Babini diceva di alzare e abbassare la bandierina. Se fosse stato intercettato 3 anni e non solo 3 mesi, il calcio sarebbe saltato in area. Poi proseguo, insomma, Moggi che poi se la va a prendere direttamente con Meani, non ho capito oggi bene si è svegliato con perché Meani. Paolo, depressione. Cioè, insomma, ma io credo che Moggi abbia voluto dire una cosa molto precisa, che del resto fa parte della sua linea difensiva, cioè il fatto che lui non fosse a capo di un'associazione e che non fosse il massimo responsabile, che è quello che poi dice Prioreschi. Prioreschi, rispetto a Palazzi, ha una visione diametralmente opposta. Palazzi dice: non sono emerse nuove prove a discapito di Moggi, e invece Prioreschi dice esattamente questo, dice: Calciopoli è durata un mese, in un mese si è fatta una pulizia sommaria, non si sono fatti, per intenderci, certi distinguo che ho sentito questa sera, per fortuna, a proposito dell'Atalanta. Nessuno si è chiesto a chi giovavano certe cose. Stasera ho sentito dire: l'Atalanta vinceva il campionato lo stesso, perché la Juve no, sì. non era la stessa roba. Nessuno ha fatto questo riferimenti. Questo è ulteriormente grave. Io te l'ho sempre detto, avresti vinto. Allora è grave anche per l'Atalanta? L'Atalanta in 15 giorni verrà sbattuta. Scusa, ma permettimi un attimo, ma tu non ritieni, scusa Paolo, non ti alterare subito, tu non ritieni che siano diverse le vicende? Cioè tu mi vuoi dire che una vicenda di quattro scalzacani, sto parlando della diversità dell'approccio, fallo finire, sto parlando della diversità dell'approccio. Sto parlando della diversità dell'approccio. Se senti, se sì, ascolti, ti sento. Sto parlando della diversità dell'approccio. Io ricordo i titoli: associazione delinquere, sequestro di persona e non particolari distinguo, non particolari attenzioni al contesto. Nessuno diceva che nella finale mondiale c'erano 10 giocatori della Juve, che nel 2006 non intercettato la Juve dopo 9 giornate aveva già ucciso il campionato e gli arbitri non c'entravano niente, anzi si legittimava Calciopoli dicendo: abbiamo beccato il 2004-2005, cosa che dice Moratti ancora adesso, ma in realtà dovremmo partire dal 94-95, o come dicono le informative dei carabinieri, ecco qui oggi a difesa di Moggi, dal 99-2000, in cui il sistema Moggi riesce a produrre uno scudetto perso a Perugia, l'anno dopo uno scudetto perso col passaporto di Nakata, e poi la giustizia ordinaria che condanna Recoba e Oriali, eppure loro, certo, continuano a esercitare la loro professione. Quindi Paolo non... Questo è stato il contesto. Va bene, del sistema solita... Moggi. Quindi Paolo non si capisce, no, proprio. Non è la solita, rispondi ogni tanto. No, invece di andare avanti a slogan, ti sto rispondendo. Rispondi, perché Oriali era lì, l'hai tenuto fino all'anno scorso, vabbè, allora, ed era condannato penalmente. Aspetto che finisci il mio. Vai pure. Ti volevo chiedere, quindi... Cronometra chi parla di più tra me e te. No, io ti faccio solo una domanda, Paolo. Tu hai sempre i nervi... Tu hai sempre i nervi scoperti su sta vicenda, ti vabbè, capisco. Vai avanti Gianluca, rispetto. Non vorrei capire. Sono scudetti, tu l'hai vinti. Sì, ne parliamo vinti, fra un mese quando sì. te lo tolgano. Vorrei che capire. Farò il garantista, dirò, le sentenze si accettano, vabbè. Non si discutono. Ma infatti io quando leveranno questo scudetto, se me lo leveranno, non farò certo il casino che hai fatto tu, stai tranquillo. Ma al di là di certo, questo... Certo, perché non l'hai vinto sul campo. No, ma al di là di questo, ti chiedo... Ti tolgo quindi il furto, da come stai parlando, problema. È incredibile che la Juve abbia spesato alla fine Moggi e Giraudo. Ma perché a un certo punto la tua società ha deciso di fare a meno di Moggi e Giraudo? Ma come mai? Non c'entra niente con quello che ho detto, non c'entra assolutamente niente. Non c'entra niente. Rispondi sull'Inter, non rispondere sull'atteggiamento della società. Sull'Inter, se ti metto le sull'Inter sentenze, mi pare che sia già stato risposto. Grazie per la scelta, non sull'Inter, è mi pare che abbia sentenze. Già risposto, ma non io. Una sentenza del tribunale condannando Oriali all'ammenda più alta nella storia del calcio per quella vicenda. Okay. Infatti l'avete tenuto. Ma io ho accettato la sentenza, io accetto tutte le sentenze, a carico e a discarico. E ti tieni un dirigente che è stato condannato. Il giorno che l'Inter va in B, ascolta, il giorno che l'Inter va in B per illecito sportivo, io me ne vergogno dell'Inter, hai capito? Non sono qui a difendere l'indifendibile. Ricordatelo. Ma io non questo. Sono andato per il lecito sportivo. Ricordatelo. Siamo ci siamo capiti. E quello è il punto. Io non mi vergogno della Juve.
Stiamo spostando troppo l'argomento, restiamo su Moggi, Marcello. No,